Monte Grotto Terme, l'acqua termale, i fanghi, il benessere. Monte Grotto Terme. Sinistra Miravalle. Grazie. Monte Grotto Terme. Avete visto gli alunni delle scuole? Purtroppo io ho perso la mamma che avevo 2 anni, non lo mi ricordo neanche, pensate, ai nostri tempi se sognavamo noi di fare queste camminate come quei ragazzi lì, mi hanno mandato su un collegio di orfani e lì sono uscito a 16 anni e sono andato a lavorare. Vedo una famiglia povera ma dignitosa. Io sono nato in Piemonte, Acqui Terme, il 30 del 9 del 56. Mio padre per lavorare è andato in Veneto dopo la morte di mia mamma. Io ho avuto un'infanzia veramente difficile, senza il sopporto della mamma, poverina, che è dovuta mancare a 42 anni, giovane.
che mio padre è morto ancora in età, aveva 67 anni, la stessa età mia. Io ho 67 anni, a fine mese qua è 7 mesi. Territorio di Montegrotto Terme e inizia quello di Toreglia. Intravedete i Colli Ugani. A Toreglia. Thank you.
vedete la fontana meravigliosa. Torelli al centro, la budineria a mia destra e la mia sinistra la fontana meravigliosa. Monumento ai caduti, la memoria, vedete? E alla mia destra la chiesa di Torelli, meravigliosa, vedete? La canonica con gli ulivi, questa piazza meravigliosa, vedete sempre gli ulivi, questa stella stupenda. Questa è la chiesa di Torelia, magica Torelia. Noi ripartiamo, dai. La fioreria alla mia sinistra, Adelia. Siamo proprio nel centro, eh. E la mia sinistra sempre il cinema, la Perla, teatro. SP98 Valarega, meravigliosa, tra le meraviglie di Colliugani. Entrando Luvigliano, meravigliosa, ecco qui Luvigliano, località di Torelia. Luvigliano. Vedete il monumento ai caduti, memoria agli alpini, l'Aquila.
meravigliosa questa strada, la SP98 Valarega. Vedete, veduta dei Colli Ugani, dalla mia sinistra alla mia destra. Che meraviglia! A me piace tantissimo quei suoi salicendi. Termina Luvigliano, vedete? Però siamo sempre sotto il comune di Torreglia. Guardate i Colli Ugani alla mia sinistra e alla mia destra. Che meraviglia, tutto il verde. La SP98 Valarega, che meraviglia!
qui termina il territorio di Torellia, vedete? Entriamo su quello di Teolo. Entrando a Tre Ponti, comune Teolo, le meraviglie di Colliugani, Tre Ponti. Ponti di Teolo. Termina Tre Ponti. Vedete le meraviglie di Colliugani.
entrando a Villa, comune di Teolo, Villa. Termina Villa. Stiamo salendo per Teolo. 3,5 chilometri più o meno, massima l'8%, è 7-8%.
Stiamo entrando a Teolo. Termina il centro di Teolo.
qui dopo che ho perso la telecamera, la Garmin. Entrando al Zovon. Termina a Zovon, località di Vaux, siamo sotto il comune di Vaux qua. Questa fila di ulivi meravigliosa alla mia destra,
guardate che panorama stupendo. Stiamo entrando a Carbonara e dalla chiesa vi saluterò, meravigliosa, Don Giovanni Battista, la chiesa di Carbonara. Qui meravigliosa, Don Giovanni Battista, vedete la canonica veduta di Colli Ugani, vedete la canonica, guardate che meraviglia. Vedete la Madonna? Vedete che meraviglia, vedete la campanile? Vedete sempre la veduta dei Colli Ugani? Meravigliosa! Guardate che meraviglia! Come si vedono i Colli Ugani da qui e i vigneti, vedete? Una meraviglia, guardate che stupendo, vedete l'uva, questi vigneti sono anche giovani, che meraviglia, eh? Campanile della chiesa. Bello, bello, dai. Adesso vi faccio vedere. Vedete sempre la chiesa laterale. Vedete? C'è un po' di sole che disturba. Andiamo un po' all'ombra così vediamo bene anche il campanile. Vedete? Gli ulivi. Guardate che meraviglia. Questa è la chiesa Don Giovanni Battista di Carbonara, meravigliosa. Vedete il campanile con l'orologio, sono le 11 meno 4 minuti, guardate che meraviglia. Io trovo un posto da mettere la bici, vi mando un saluto.
da carbonara, da questo migliore meraviglioso posto come la chiesa Don Giovanni Battista, stupenda. Mando un abbraccio forte con tutto il mio cuore a tutte le vostre famiglie meravigliose, a tutti voi numeri uno che mi seguite, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere. Da Carbonara, tra le meraviglie di Colli Euganei. Adesso saluto dei nomi che mi seguono frequentemente. Parto con Davis Consalvan, da Alessandria. Un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Davis Consalvan da Alessandria, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere, di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Un grande grazie ancora, grande, grande veramente, Davis Consalvan da Alessandria. Sono orgoglioso di avere un grande amico come te. Ancora grazie, grazie di tutto. Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutto il mio cuore Massimo, con tutta la tua famiglia meravigliosa, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. È da anni che mi segui. Avere un amico come te si deve solo essere orgoglioso, cosa unica. Grazie di tutto, Massimo. Un grande. Adesso saluto Francesco Marchiori da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco Marchiori da Verona, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Sei meraviglioso, sono orgoglioso di te. Grande, grande, grande Francesco, di tutto. Un grande bacio. Adesso saluto Durva Tavares, pensate, da San Paolo del Brasile. Un amico, una persona, un uomo, super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Durva Tavares, da San Paolo del Brasile, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche. Un grande Durva Tavares da San Paolo del Brasile, pensate, con tutta la famiglia. Grazie ancora di tutto. Adesso saluto Angela Birba, che sostengono il mitico Pietro Galassi. Sulla musica da ballo, una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto tantissimo dalla Liguria meravigliosa, con tutta la sua famiglia bellissima, grande Pietro, e tutta la sua orchestra numero uno, grande Pietro, e tutti voi del fan club del Veneto, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con la mia Angela Birba che mi segue sempre in bici, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere e di seguirmi a te, Angela Birba, una grande, orgoglioso di avere un'amica come te, grande, grande, Angela Birba. Pietro Galassi, numero uno, grande Angela. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Renzo, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grazie di tutto, Renzo. Adesso saluto Daniele Pavan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, Daniele, un grande grazie di esistere e di seguirmi alle mie riprese panoramiche. Abbiamo ripreso tantissime orchestre italiane, sono stati ricordi bellissimi, indimenticabili. Lui fa delle foto e dei video stupendi. Andatelo a vedere, a Denis Pavan su YouTube e su Facebook. Veramente un grande. Grande, grande. Adesso, grande Daniele di tutto. Adesso saluto Davide, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno. Lui mi dice tutti i dettagli delle salite, conosce tutto, anche dei rapporti della bici. Grande, grande Davide.
con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche, con i tuoi dettagli bellissimi. Sei un numero uno, Davide Bonucci, dovrebbe essere, Bonucci, una roba del genere. Grande, grande, ne ho tanti. Adesso saluto Montanaro, un amico, una persona super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Montanaro, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Mirka Martini da Monselice, un'amica, una donna super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Mirka, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Ilaria Scafali, una donna, un'amica super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Ilaria, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo Collinari, un amico, una persona, un uomo super speciale, numero uno. Con tutta la tua famiglia meravigliosa, Filippo, con tutta la tua famiglia ancora di nuovo alla grande, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo, fans di Giuliano Calore, il padavano che in bici da corsa, senza freni, senza manubrio, ha incantato il mondo. Grande Giuliano, unico nel mondo. Le sue imprese impossibili. Ve ne cito una. La scalata del Passo dello Stelvio, da Prato dello Stelvio arrivare a Cima Coppia 2007-60. Pensate, 1:36. Però, quello che è incredibile, senza manubrio, con la gamba destra solo. È un'impresa impossibile da farla. E poi come la cronoscalata del Passo dello Stelvio, 1:17:38, col manubrio, senza il manubrio. Pensate, con due gambe però. Ha fatto meglio un certo Bernardino che quell'anno che ha vinto il Giro d'Italia. Ha fatto meglio Giuliano di 2:14, incredibile, anche se Giuliano, anche se Ino aveva, aveva 100 km alle spalle, però Giuliano senza manubrio, Ino, 5 giri di Francia, 3 giri d'Italia, tantissime classiche a livello mondiale, campione del mondo, tra i 4 più grandi del ciclismo di sempre, Bernardino della Bretagna, però Giuliano, imprese impossibili. Io ho assistito all'ultima, la discesa di notte del Passo dello Stelvio, alle 22:15, targata 2015, 31 luglio, alle 22:15, tutti i 49 tornanti, senza manubrio, senza freni, con la luce laser che illuminava la strada. Incredibile, questo è Giuliano, io l'ho assistito, è veramente incredibile. Lo saluto con tutta la sua famiglia meravigliosa, con i suoi figli, sui nipotini. Ancora Filippo lo saluto, suo fans, io fans, amico, collaboratore, interista come lui, ci guardiamo sempre l'Inter. Quest'anno ha vinto uno scudetto stupendo, unico. La seconda stella, grande, grande Giuliano, grande Filippo. E saluto anche tutto il liceo scientifico di Padova, del Fermi, Prato della Valle, che quel giorno di 3 anni fa siamo venuti con Giuliano, ho messo i paletti a 35 centimetri. Aveva 83 anni, adesso ne ha 86 e 4 mesi quasi. È incredibile cosa che faceva. E ancora andiamo per le scuole e fa le stesse cose. Grande, grande Giuliano, grande Filippo e tutti voi del liceo scientifico di Padova e Fermi, Prato della Valle ancora. Adesso saluto Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Tetti, Alex, Antonio, il dottor De Scafati, Vittorio Salvan. Siete in tantissimi, dimentico sempre qualcuno, ma tutti voi, con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Un grande bacio dal filmatore Renato Zilio. Vediamo un goccio e ripartiamo. Che io vado acqua, eh.
mia destra Latebus, vendita diretta, formaggi, yogurt, latte. Giornata stupenda oggi, Stiamo entrando a Bastia di Rovolon, Bastia, sotto il comune di Rovolon. Vedete la campanile e la chiesa da dietro. In centro a Bastia di Rovolon. Centro di Bastia di Rovolon. Alla mia sinistra la piazza e la chiesa. Vedete il monumento ai caduti delle Aquile Alpini, vedete il comune di Bastia di Rovolon, sarebbe di Rovolon in ogni modo, questo è il comune.
Vedete qua il monumento stupendo. E questa è la chiesa. Vedete, campanile. Questa piazza enorme. E la chiesa. E qui abbiamo il centro parrocchiale Don Bosco. Vedete, centro parrocchiale Don Bosco. Campanile. Guardate sta piazza meravigliosa. E la chiesa. E qui abbiamo la canonica. Eccola qui. Abbiamo anche gli ulivi, vedete che meraviglia. 4 ulivi stupendi. Adesso ci mettiamo ancora in strada, dai. Che vi ho già salutato. La Carbonara, quella chiesa bellissima. Centro di Bastia di Rovolon.
abbiamo il territorio di Bastia di Rovolon e stiamo entrando sotto il territorio di Cervarese, Santa Croce. Cervarese, Santa Croce. E lasciamo quello di Rovolon, di Bastia di Rovolon. Stiamo entrando a Fossona, frazione di Cervarese e Santa Croce, Fossona, dove si trova l'agriturismo, il bosco, è ristorante da nonna lui, entrambi si mangiano veramente divinamente, si mangia, agriturismo al bosco, immerso dal verde, è ristorante nonna lui. A destra la chiesa di Fossona, sotto il comune di Cervarese Santa Croce, Fossona. E alla mia destra le cantine Revini. Venite a prendere il vino qui, vino buono di Colli Ugani, come Rabosello, fior d'arancio. Vedete le cantine Revini. Buona giornata e buon lavoro. Vedete qui che meraviglia, qui guardate, le cantine Revini. Appena passato Fossona, Fossona siamo. Stupendo là, alle cantine Revini, che sono da Padova. Siamo sempre sotto il comune di Padova, in modo qui, territorio, sì.
entrando sotto il territorio di Sacco Longo, il territorio. Siamo entrati. Termina Creola, entriamo sotto proprio Sacco Longo, in centro a Sacco Longo. Vi farò vedere la chiesa se c'è ancora carica di ripresa. Centro a Sacco Longo. Sacco Longo, c'è una deviazione. Vedete la chiesa col campanile a torre, guardate che meraviglia. Sacco Longo. Vedete il campanile a torre con l'orologio, sono le 11:36 minuti, che meraviglia questa chiesa, tutta fatta in pietra, faccia vista.
tutti voi amici appassionati che mi seguite da San Colombo, da questa chiesa meravigliosa. Vi mando un abbraccio forte, che più forte di così non si può, con tutto il mio cuore, con tutte le vostre famiglie meravigliose, con tutti voi super speciali numero uno, un grande grazie con tutto il mio cuore di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Francesco Marchiorri da Verona, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Francesco, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche sempre. Sono orgoglioso di avere un grande amico come te, grande, grande, Francesco Marchiorri da Verona. Adesso saluto Davis Consalvan d'Alessandria, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Davis Consalvan d'Alessandria, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche sempre. Avere un amico grande come te è un orgoglio. Grazie, Davis, di tutto. Adesso saluto Massimo, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno e tantissimi anni che mi segue. Grande Massimo, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi sempre nelle mie riprese panoramiche in bici. Grande, grande Massimo. Adesso saluto Durva Tavare da San Paolo e Brasile, pensate, con tutta la sua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, un grande grazie Durva Tavare da San Paolo e Brasile di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche sempre. Fantastico. Adesso saluto Renzo Cantarello, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Renzo, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Vittorio Salvan, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Vittorio, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Angela Birba, del fan club del Veneto che sostengono il mitico Pietro Galassi sulla musica da ballo, una voce melodica unica, un artista fenomenale completo. Lo saluto dalla Liguria meravigliosa, grande Pietro, tutta la sua famiglia bellissima, grande Pietro, e tutta la sua orchestra numero uno, grande Pietro, e te Angela Birba che mi segui in bici con tutto il fan club del Veneto, Pietro numero uno. Grande Angela, grazie di tutto, sei stupenda. Adesso saluto Mirka Martini da Monselice, una donna, un'amica super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa. Mirka, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Davide, un amico, una persona, un uomo super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Davide, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Grande, grande Davide. Adesso saluto Ilaria Scaffali, una donna, un'amica super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa Ilaria, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Adesso saluto Filippo Collinari, un amico, una persona super speciale numero uno, con tutta la tua famiglia meravigliosa, con tutto il mio cuore, un grande grazie di esistere e di seguirmi nelle mie riprese panoramiche. Filippo Collinari, che l'ho trovato sopra il Monte della Madonna, una ripresa mia di pochissimo tempo fa. Siete veramente stupendi. Adesso saluto Filippo, fans di Giuliano Calore, il padovano che in bici da corsa dalle imprese impossibili, senza freni, senza manubrio. Pensate alla discesa di notte del Passo dello Stelvio a 77 anni e 8 mesi. Targata 2015, alle 22.15, lì ero presente anch'io, ancora i miei occhi non possono credere quello che hanno visto quella notte, venire lui nel primo tornante senza il manubrio, senza la luce laser e fare tutti i 49 tornanti, pazzesco, incredibile. Tutti erano contrari che si facesse veramente male, ma purtroppo ha sempre avuto ragione lui, di imprese impossibili, come questa scalata al Passo dello Stelvio, da Prato dello Stelvio a Cima Coppi a 2760, sono 26 km in un'ora e 36 minuti, ma quello che è spaventoso, senza il manubrio con la gamba destra solo. Ambrogio Foga lo presentò così in televisione, un padovano, Giulio, aveva detto Giuliano Calore, niente impossibile, lui premiato a Berlino con la medaglia d'oro,
il re del ciclismo estremo, inciso il re dei primati, lui detiene 13 Guinness World Record, il padovano dalle imprese impossibili, un eroe, unico nel mondo, Giuliano Calore, con lo saluto con tutta la sua famiglia, i suoi figli, i suoi nipotini e il grande Filippo, suo fans, e io, fans, amico, collaboratore e tifoso come lui, ci credevo sempre all'Inter. Grande, grande Giuliano, grande Filippo, e saluto tutto il liceo scientifico di Padova Fermi, Prato della Valle, che 3 anni fa siamo venuti lì alle scuole superiori, avete visto cosa che fa, li mettevo i paletti a 35 centimetri, poi suonava la fisarmonica, il flauto, vedete, perché lui viene da famiglia di grandi musicisti, aveva 3 orchestre, ha cominciato a 42 anni a fare queste imprese incredibili, e sì, è stato un grande musicista, hanno lanciato anche Patti Bravo qui Vortici, grande, grande Giuliano, unico nel mondo, lo saluto, adesso saluto tutti i miei amici, e Antonio, il dottor da Scaffati, poi Montanaro, Mauro, Tonio, Anna, Riccardo, Titti, Ale, siete in tantissimi, vi voglio bene, tutti voi super speciali numeri uno, con tutto il mio cuore un grande grazie di esistere, di seguirmi nelle mie riprese panoramiche, un bacione da Saccolongo, da questa cittadina meravigliosa e sta chiesa bellissima, beviamo un goccio e ripartiamo. Saccolongo, guardate che meraviglia, sta chiesa stupenda, qua ci sono le scuole, penso elementari, vedete, la torre del campanile, la chiesa, tutta in pietra, Saccolongo, sta via meravigliosa, con le magnolie e coi pini, stupenda, dai. Hanno fatto sta rotonda stupenda qua, ma devono ancora finire. Oh.